E ciao a tutti amici, sono sempre io Gold e benvenuti al caricamento della nostra serie su Rimworld. Allora, devo darvi una piccola brutta notizia riguardo la serie stessa, e cioè che ho registrato, però purtroppo avendo cambiato lingua, OBS aveva dei settaggi differenti e quindi ho registrato sostanzialmente con una qualità pessima e senza l'audio del gioco. Quindi adesso vi farò vedere semplicemente cosa ho fatto, cosa abbiamo ricercato e cosa è successo a Grandi Rene nella colonia. Per fortuna non è successo nulla di così grande e importante, però a livello di costruzione abbiamo fatto un po' di cose. Quindi vi devo mettere al corrente di cose, ecco, diciamo così. La stessa cosa vale per The Forest, ma di quello ne parlerò appunto nel video di The Forest. Quindi. Allora, adesso siamo al giorno 5 d'inverno, è il decimo anno che siamo in questa colonia. E cosa è successo? Allora, stiamo proseguendo i lavori con la nostra nuova spa. Come potete vedere l'ho dovuta dividere e ho perso il pattern con la moquette. Questo perché ci ho pensato dopo che dobbiamo sempre fare la divisione uomini-donne all'interno dei bagni. Comunque, dopodiché abbiamo fatto pulire un po' tutta la zona. Per fortuna Woodpecker si è messa a lavoro, l'ho fatto smettere di lavorare qua in miniera. Abbiamo dato un pavimento a questa nuova zona, che era un po' effettivamente brutta. Ho scoperto un bug con questi cadaveri, e cioè che non vengono visti come se ci fossero sostanzialmente, e quindi nulla, non possiamo farci praticamente niente. Approfondirò magari durante il video stesso. Abbiamo fatto pulire qua all'interno tutte le carcasse, adesso come vedete abbiamo di nuovo tanta carne e parecchia pelle. Cos'altro? Il sistema antincendio è stato costruito, per fortuna, e abbiamo già connesso tutto. Oltretutto, ecco qua. Cos'altro? Vediamo. C'è stata un'evasione, gli evasi sono morti per colpa delle torrette, ma nessun problema. A parte uno, Trebo no, Trebo è stato atterrato da Tildema, che l'ha praticamente ammazzato, però l'abbiamo poi salvato. Cos'altro, cos'altro, cos'altro? Ah, tutti se la stanno passando male perché oltre alla meccanite sensoriale, adesso abbiamo anche i parassiti muscolari, che quindi proprio non ce li lasciano stare. E questo dà parecchi problemi ai coloni stessi. Come vedete, a molti l'umore è sotto le scarpe, One Sun è tipo sul punto di crollare. Tucker è molto stressato, stessa cosa per Mandrillo, Wombat Best, Vort, Wasp, sono tutti lì. Insomma, non se la stanno passando per niente bene. Inoltre, volevo rispondere a un utente, poi iniziamo il video stesso, dicendo che, vabbè, tale utente mi aveva detto, Gold, guarda che probabilmente devi far riposare, diciamo, i coloni a metà della giornata, dandogli 1 o 2 ore di tempo libero. Allora, ho fatto un test nella registrazione persa, ovviamente, e ho visto che anche se lavorano, magari devono mangiare, devono andare in bagno, devono fare qualcos'altro, insomma, mollano il lavoro e vanno a farlo. Lo fanno soltanto con i bisogni primari, quindi non c'è bisogno che io gli metta le 2 ore in mezzo, perché loro se hanno bisogno di fare qualcosa lo vanno a fare. Detto questo, scusate per l'inconveniente, ovviamente dovrò fare più attenzione, ma mi sembra ovvio dirlo, e niente, possiamo iniziare. Allora, ah, come al solito, Handel devasto, sempre, c'è chi lo considera il nostro sindaco, io stesso potrei effettivamente considerarlo il sindaco della colonia, perché se lo meriterebbe anche se ci pensate. Allora, io voglio vedere, necessita di materiali, ma no, ma no, ma no, e tal ci sono i cadaveri. Niente, devo farglieli bruciare allora. Vediamo se posso mettere magari in produzione forno crematorio, che ne so, no, di artesia no, di arenaria per dire. Potrei farlo mettere qua, ma non avrebbe senso. Allora, facciamo reinstallare questa qua. E questa la facciamo reinstallare. Ah, no, qua. No, ok, questa la facciamo rimuovere semplicemente. Chi si sta spaccando la faccia? Vort con Alice. Wow, ok, avete finito? Grazie.
Poi questa la facciamo spostare di uno indietro e questo qua lo mettiamo in lungo. Vorta ha bisogno di cure, non che mi interessi. Ok. Ora quindi, tu vai qua. Tildema, tu farai questo. E ora questo. Ah, ok. Tildema. Ah, ma wait. Allora no, questa va qua. Ok, quindi adesso dovremmo poter mettere il forno crematorio. Yes. Però questa è in mezzo alle palle. E non mi piace. Non mi piace per niente. Ma a parte che questo non lo stiamo neanche usando, quindi questa la possiamo semplicemente far rimettere da qualche altra parte. Ma io direi che possiamo sostituire qua, sapete. Basta con queste sedie di legno scomode, brutte. Diamo poltrone, su. Facciamo gli span di merda proprio. Attimo, controllo. Adesso c'ho il panico, controllo compulsivamente che OBS stia registrando con le giuste impostazioni. No, ma che cazzo faccio pure io? Vabbè, ormai. No, tu no, non vai qua. Cioè, anche il forno crematorio ha bisogno di una poltrona. Piuttosto la mettiamo qua. Blocchi di arenaria ne abbiamo, vero? Ti prego, dimmi che è. No, cazzo, è granito. Vabbè, arenaria. La troveremo. Inoltre, adesso qua stanno scavando mattoni. Perché qua abbiamo un impellente bisogno di tantissimi mattoni. Come potete vedere, ogni hot tub, quindi ogni vasca, chiamiamole vasche idromassaggio, richiedono 150 mattoni di marmo, che è tantissimo, è tipo un bronto quantità di mattoni. E qua abbiamo comunque un po' di organi, quindi se viene qualcuno. Tempesta di fulmini, non mi interessa. Best, vieni per favore a chiamare gente. L'impianto idrico funziona bene. E anzi, abbiamo terminato la ricerca. Carovana commerciale, prodotti esotici. Disconnessione. Vi volevo dire, abbiamo finito la ricerca con la Dubs Bad Hygiene. La Industrial Scale, pensavo fosse qualcosa di così bello e pesante. E invece no, ragazzotti, semplicemente sono le cose di questa parte di ricerca. Quindi la pompa e il. Come si chiama? E il pozzo di profondità più grossi. Semplicemente. Mentre ancora non ho visto questo. Multi-split air conditioning. Ancora non l'avevo visto. Mannaggia, ecco una cosa che mi sono dimenticato. Aircon outdoor unit. Oh mio Dio. Walk-in freezer unit. Ah. Ma che figata. Ma che figata. Però immagino ci sia qualcosa di più importante qua. Niente di nuovo qua. Questa qua è la pumping station, che semplicemente è la pompa elettrica più grande e pompa molto di più. Stessa cosa per il deep water well, che è il pozzo appunto. Sto guardando se c'era qualcosa di nuovo, ma ragazzi, mi pare di no. Ah, e inoltre la huge water tower, che però non ci serve perché noi siamo a posto con la nostra infrastruttura. Ah, aircon pipe, capito. Quindi si può trasportare l'aria anche, l'aria fredda. Bene, bene. Bello. Al fuoco? Andate a spegnere il fuoco. Quindi abbiamo queste nuove cose che si occupano sostanzialmente della temperatura. Non male, non male. Richiede 100 unità. Non capisco. Ah, ride. Pirati. Proprio come piace a me. Allora, Alice, qual è il problema? Che cazzo hai combinato? Handel, scusa, ma devi venire anche te. Ecco, l'altra sta facendo la doccia, braccia. Ok. E gli altri. Che ne so, tipo Toll, vai qua. Wan San, vai qua. Bufala, vai qua. Tildema qua. Wombat qua. Cobra
Crollo nervoso, no, attacker, dai. Non farmi questo. Ok, allora li dobbiamo colpire. Quindi. Lo so che è settato su Oldfire. Sapete, nella scorsa puntata, quella persa ovviamente, non sono capitati dei raid. Che è molto strano. Ho registrato 40 minuti buoni, che avevo come al solito in mente di fare due episodi. Strano. Adesso arriveranno tutti. Ma in realtà è da un po' che non arrivano raid in generale. Cioè, sì, arrivano ogni tanto gli occasionali meccanoidi. Tu spari qua, invece. Anzi, sai cosa? Spara all'ail. Ah, no, ok. Dai, eh. Sì, allora, me ne frega un cazzo del fuoco. Oh, merda, sono già lì. Oh, oh, oh boy. Nieme, pensavo meglio. Pensavo meglio. Adesso rischiamo. Rischiamo parecchio adesso. Cazzo attaccano. Affanculo. Vai, su. Bravissimi, bravissimi. Dilaniamento, esplodi. Questo è drogato comunque. Wow, stanno iniziando a sparare. Perché queste torrette non stanno sparando invece? Non sono settate su Wildfire. Ok. Mi sa che dobbiamo dispiegare altra gente. Vedo che bene o male. Sono ancora lì. Tra quanto potranno sparare questi? Ehi, 40 secondi, miau. Abbiamo quasi dispiegato tutti. Tolto il quasi, li abbiamo praticamente dispiegati tutti. Ai. Oh, aia. Questo deve far male parecchio. Alleati. Wait, cosa? Stanno correndo in nostro aiuto. Ma siete bellissimi, grazie. Yeah, tu. Tu spari qua. Spari a sti coglioni. C'è poco da scherzare adesso. Stiamo rischiando parecchio al momento. Non è mai bello quando succedono cose del genere. Yo, Bud, non vuoi farlo, fidati. Fidati di me, non vuoi farlo. Tu spari qua, a sto stronzo. Oh, facciamo che spari a lei, eh. Si sta avvicinando troppo. E non mi piace sta storia. Perfetto, stanno scappando. E sapete cosa si fa quando scappano? Si rincorrono. Si rincorrono e si fanno prigionieri. Ma soprattutto si prendono quelli azzoppati. Cazzo, One Sun, io credo in te. Forse. Fammi credere in te, per favore, One Sun. Dai. Tu. Cattura come si chiama? Stephanie. Tu catturi Yutte. Ah, sono tutti azzoppati. Oh merda, siete stupidi. Siamo stupidi, seriamente. Toh, lascialo stare, cioè, a sto punto. È fuori range completamente.
Cazzo, l'ha ammazzato. Ah, dai, hanno ammazzato tutti. Ok, dai, non è andata male, ma Hendrix si è presa in pieno il mortaio. No buono. Assolutamente. Assolutissimissimamente no buono, ragazzi. Si è preso un colpo devastante. Paura che non arrivi in tempo. No, ok, arriva in tempo. Ok, dobbiamo però estinguere il fuoco, per favore. Prima che lui estingua noi. E soprattutto devo controllare Hendrix. Prima che mi schiatta per strada. Malattia grave chi? Ah beh sì, sembra giusto. Wart, dove cazzo sei? No, spegni il fuoco te. Capito? Questa schiatta, mi sa. Spero di no, ma mi sa che schiatta. O forse no. Vai, Vort, salvala. Vort, l'hai salvata. È vero che stavo dicendo you're my man, ma non è un uomo, Vort, di nuovo. Per l'ennesima volta, Gold, Vort non è un uomo. Lo combattono una volta. Crollano tutti per la stanchezza. Ma fottetevi. Qualcuno ha cura. Sì. Aspetto che qualcuno curi sta stronza, poraccia. È inadatto al servizio. Ah, fuck. Collassata. C'è qualcuno vicino? Wasp. Vaffanculo. Vort, valla a salvare. Andiamo, faccio in fretta, sto imbecille. Sta imbecille. Prendo un colpo diretto al cuore. Povera. Bene. La ripresa. Malattia grave. Quanti ne abbiamo catturati alla fine? C'è solo uno! Seriamente, gli altri? Morti per strada. Risposta facile, morti per strada. Allora, qua c'è da riparare. Shoot Frenzy adesso? Seriamente? Ma sapete cosa? Non me ne frega un cazzo se là sopra si brucia tutto, davvero. Ma già che siete qua, spegnetelo! Grazie comunque ai tizi che sono venuti ad aiutarci. Grazie tantissimo. Peccato che siete arrivati in ritardo, ritardati. Eh? Wasp, non uscire di testa, ti prego. Sta per uscire di testa, mi esce di testa. Per sta cosa dei parassiti muscolari, davvero. Che sfiga. Ok, rimuoviamo tutta sta zona. Oh, managgia, managgia, managgia. Cioè, non è andata tanto male. Non è andato tanto male il ride, ma è quello che ha seguito che è andato male. Chi? Toll. Che succede? Cos'è che ti vuoi sniffare? Che non c'è niente. Il Psycho di Picoi. Oh, questo funziona adesso. Oh, wow. Ah, no, aspettate. Capito. Questi qua non sono cadaveri. Cioè, sì, sono cadaveri, ma sono cose che rimangono di cadaveri. Perché, come vedete, tutto il resto è stato distrutto. Capito. E quindi adesso ci sono i cadaveri. Semplicemente dovrei dargli da mangiare gli animali? Non lo so, dovrei tenere. Potrei tenere gli animali, effettivamente. Tipo un puma, un orso. E dargli da mangiare i nemici. Oh mio Dio. Sono malato. Allora.
Ah, dai, un po' di organi ce li abbiamo. Ma io che mi stavo già urlando al bug. Invece no. Non è un bug. Ottimo, ottimo. Guardate qua quanta roba, però. Stanchezza, one sun. Beh, dormire. Beh, fallo. Cioè. Allora, avevo provato anche a innescare questi fire sprinkler. Sistema antincendio, che lo chiameremo. Però non ci sono riuscito, non so perché. Dovrei farglielo riprovare, probabilmente. Ma bufala, vieni un attimo con me. Allora, ci dovrebbe essere una Molotov qua da qualche parte. No, c'è la porta, la Molotov. Sì. Faccio cadere Molotov. Va in bagno. Voglio proprio provarlo, non lo faccio, che ne so, qua. Per esempio, che non dà problemi. Adesso vediamo un attimo. Wow, figata! Si vede proprio tutto, semplicemente. Bello, 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 mi piace. Quindi se ci va vicino del fuoco, si innesca e quindi parte così. Bello, 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 mi piace. E lì si è collassato mentre lavorava. Poveraccio. Vabbè. Povero Ellis, il lavoratore. Qua il lupolo è pronto. Non abbiamo mermo. Ovviamente. Fatemi portare via un po' di questo marmo allora. Così lo portano dentro velocemente. E abbiamo un po' di blocchi di marmo di nuovo. Schiumentale alto tildema. Squeaky clean. Sonno al freddo alla. Ah, è vero, cazzo, che è caduto prima. Caduta. È passata. Cosa vuol dire? È. No, lasciamo stare. Svenuta. Ecco. Ecco cosa ha fatto. Sono. Ci sono svariate cose che mi danno fastidio. Dovremmo decisamente cercare di ammaestrare un bel cagnolone brutto, grosso, enorme. Però qua non ci sono predatori. C'è una volpe, magari ogni tanto. Animale impazzito. Cos'è? Un coniglio. Una cerva. Wah! Aspetta che incontra un attimo le torrette, poi vediamo. Ecco, tipo questa volpe domestica. Cazzo, me ne frega. Si prova soltanto a girarsi contro la stronchiamo. Tu cos'è che mangi? Ah, legumi, semi, piante, pasti, cibo trasformato, liquore, foraggio. Niente. Volevo vedere se magari mangiavano carcasse. Cosa del genere. Carabina buona. Nice. Un tacchino. Cosa mangia un tacchino? Legumi, semi, piante, pasti, cibo trasformato, liquore, foraggio. Ok, va bene. No, niente. Sapete cosa potrei fare? Dare un ordine ai cuochi di fare tipo 300 pasti, per dire, solo con la carne umana. Sì. E poi darlo da mangiare agli animali. Cioè, proprio anche a questi qua. Non sarebbe male. Cos'è che mangi tu, ad esempio? I maiali mangiano anche i cadaveri. Oh mio Dio.